30 luglio 2018 e la Via Oriani si presenta così. Lunedì cominceranno l'asfalto nuovo. Sì, anche te che sei molto bello. Anche te che sei molto bello. Questa è la strada che domani mattina cominceranno ad asfaltare. Siccome è domenica, questo è l'altro negozio che ho. Siccome è domenica mattina, si sveglia la città con le campane al primo dindon del Giannicolo. Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica. E ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà. Salve, 30 luglio, no 29, 29 luglio, domenica mattina, sono nel mio studio e faccio questo piccolo live. Di cosa parlerò? Non lo so. E questo mi piace già perché per esperienza so che è la situazione ottimale per poter pescare da dentro di me quella piccola connessione, scintilla di senso, Ci sono tanti argomenti di cui potrei parlare, tanti. Quello che mi ha fatto più piacere è quello di Mauro Scardovelli. Ieri ascoltavo l'ultimo suo video, lui insieme a Nicola Dotti, mi sembra che si chiami la persona che ho visto per la prima volta sentire parlare nel progetto che hanno, che è quello di fare, anzi stanno facendo, questa università popolare. E ha spiegato bene cosa vuol dire popolare, no? Popolare vuol dire una cosa per il popolo, una università, una scuola dove si può imparare qualsiasi argomento e non necessariamente sullo specifico, con lo scopo di accrescere il proprio sapere, no? Mentre si vive, e dal proprio sapere trarne poi vantaggio, perché se da quello che sai non ne trai un vantaggio che ti permette di o godere la vita che stai vivendo o di poterla apprezzare e godere di più, perché fino a quel momento non riuscivi ad estrarre più di tanto, non so a cosa possa servire l'apprendere se non ti migliora il tuo stato d'animo, il tuo essere presente, no? Questo contesto di cui tanti parlano. E Mauro Scardovelli, parlando dell'Università Popolare, mi ha fatto piacere perché ho visto quanto è in armonia, in risonanza con il progetto al quale io sto lavorando su iniziativa personale, perché non me l'ha detto nessuno, è qualcosa che è nata piano piano, passo dopo passo nella mia vita, e ora è qui, no?
dopo tanti anni ancora che mi guida, no? Le azioni, le cose da fare, e ha un grandissimo senso per me farlo, no? Spendere la mia vita così. Ascoltavo prima un video di qualcuno che diceva che la persona veramente ricca in questo mondo è la persona che può spendere il tempo che ha a disposizione nella sua vita nella maniera in cui più gli piace. E non, diciamo, in quella costrizione dove sei costretto a vivere a secondo di come qualcun altro, che non sei tu, ti chiede o ti impone di vivere. Io mi sono, se, mentre ascoltavo questa cosa, stavo facendo un lavorino sull'anima. Ultimamente sto facendo questi piccoli lavori insieme ai piccoli c'è, no? Agli Dio pure Porta Fortuna, sto preparando anche le piccole anime. Stavo lavorando proprio questa piccola anima insieme a tante altre che sto preparando quando ascoltavo questa frase, no? E mi stavo proprio godendo il momento di stare lì a piluccare, a cercare proprio quell'espressione che dica qualche cosa, no? A questo portafortuna che io ho intenzione di fare, di mettere in produzione, in modo che le persone che si possono trovare nel mezzo, di fronte, implicati, possono cominciare a considerare la fortuna che è l'essere vivi. Perché se non ci rendiamo conto che essere vivi è la più grande fortuna che si può succedere, non c'è esperienza sufficiente, altrettanto grande, che ci possa entusiasmare. Nessuna esperienza è sufficiente. Perché dopo un po' tutto ti viene a noia, no? Perché dai per scontata la vita, dai per scontata il fatto che adesso posso respirare. Chi mi chiama? Giuli. Pronto? No, va bene, non so che devi andare via tu. Ah, ok. Adesso che ore sono adesso? Le 11 meno quarto? Beh, sulla mezza, va bene? Eh? Ok, ci vediamo alla mezza. Ciao, ciao. Invito a pranzo domenicale inaspettato e apprezzato. Non lo so, questo mi sembra un videino che non ha né capo né coda, non so neanche se lo pubblicherò perché non so se sono in quella situazione dove io voglio dire qualcosa perché di me non ho voglia di dire proprio niente. Sto bene di mio, non mi manca nulla, no? Però questo impegno nei confronti della pace, che mi motiva le azioni, le cose che faccio e dico, boh, quelle due o tre persone che mi stanno seguendo, forse, magari sono solo troll, quelli che mi seguono, o robot, no? E per cui alla fine questa telecamera diventa l'ennesima esperienza dello specchio al quale io mi ritrovo di fronte e lo spettatore che devo raggiungere sono io. Tra l'altro, ho sentito una frase, adesso piuttosto lunga, ma nel riassunto, di Pranav Rawat, 2 o 3 giorni fa, che mi ha segnalato la Giuse, dove Pranav Rawat parla di noi stessi in un modo nuovo, dove io non ricordo di aver mai sentito come esempio, come assonanza. Dove dice tu sei più o meno, no? L'attore, il regista, è il pubblico più importante della tua vita. Per
Per cui quello che fai, quello che pensi, quello che senti, no? Ogni istante della tua vita è molto importante perché coinvolge l'attore più importante che sei tu, il regista più importante che sei tu e il pubblico più importante che deve vedere quello spettacolo, che sei tu, che deve comprendere che cosa significa per me stesso poter avere la possibilità di essere qui ed esprimermi, dire che sono contento di essere qui, dire che quel bambino che mi ha accompagnato al primo respiro è ancora vivo e faccio in modo di averne cura, di non darlo in pasto all'ignoranza che ci sta governando a livello globale, no? Perché siamo in una situazione dove globalmente, se non sei un pazzo schizofrenico scatenato da rinchiudere nonostante la legge Basaglia in un manicomio e gettare la chiave, se non sei così non puoi governare i tuoi simili in questo momento. Ed è secondo me un miracolo, per chi ha sete di miracoli, no? È un miracolo vedere che questa pazzia dilagante non degenera in un modo in cui l'umanità è spacciata, perché le cose che facciamo a quello portano, no? Alla nostra estinzione. Poi ci sono quelli che dicono: ah, verrà la catastrofe, verrà la fine del mondo o di questo vecchio mondo, eccetera, così. Io non so. Non lo so veramente se verrà la fine, se chiaramente verrà un giorno la fine di questo mondo, perché come tutte le cose che hanno avuto un inizio avranno una fine, per cui questo mondo, come la Luna, abbiamo visto l'eclissi qualche giorno fa, tutto quello che esiste, per il semplice fatto che un giorno è apparso, universo compreso, che è finito, non è infinito, è finito, sparirà. Puff, andrà via. Per cui il senso di tutto quello che può succedere nel frattempo è goditi il fatto di essere stato estratto. Io me la sto godendo sempre di più questa notizia, il fatto che sono stato estratto, ho avuto a disposizione un corpo umano dove c'è la mia anima dentro, ospite, a fare tutta questa serie di esperienze, no? E sono veramente molto contento di vivere questi momenti epici di cui se ne parla in tutte le scritture, tutti parlano dei momenti che stiamo vivendo adesso e io ci sono dentro, sono dentro questa battaglia di cui scriveranno i posteri a iosa, sempre ne parleranno di questo momento di transizione dal momento della confusione più totale, dall'epoca della oscurità dove siamo immersi, immersi, non c'è proprio fuori niente, al momento della liberazione, della luce, del fatto che tu hai a disposizione una vita gratis e puoi viverla gratis senza doverla pagare come debito a nessuno, perché l'unico potere che potrebbe venire a dirti voglio essere pagato, il creatore, non lo fa. Se veramente amava il denaro, ci costruiva, ci faceva con un apparecchietto dove dovevi mettere i soldi, il gettone per mantenerti in vita, se gli piaceva quella cosa lì. Ma quella cosa lì piace ai pazzi, ai depravati, a quelli che sono distorti dalla propria natura. Schiaccia, al quale nessun essere umano è esente, esente. Sento tutta questa gente che parla, Marco Guzzi, Marco Guzzi è un altro che parla molto della nuova epoca, eccetera, così, però c'hanno odori di chiesa, ragazzi, non so, per me, per il mio gusto, cioè proprio è come se, no, è come lui è quello che fa, prende tutta la storia di quella che è stata la chiesa, eccetera, cita Papa Benedetto, i gesuiti, tutta una roba buona e da lì vuole riedificare l'uomo. C'è una puzza di chiesa
che non si può, capito? Non si può. E vengono e parlano tutti da qua. Parlano tutti con questa intelligenza. Addirittura lui ha detto, ma non è per criticare lui, perché le cazzate le diciamo tutti, per quello che ho fatto gli dio pure, i piccoli cazzettini di Porta Fortuna, perché al massimo che di quello che siamo in grado di esprimere noi, in buona fede, sono piccole cazzate. A confronto di quello che fa il creatore, noi al massimo facciamo delle piccole cazzate, se facciamo delle cose buone, se no facciamo delle tragedie, no, fondamentalmente. Beh, sto Marco Guzzi, anche lui intelligentemente mette in bocca a Buddha delle parole, Buddha ha detto questo, Buddha ha detto quest'altro, ma che cazzo ne sai tu? È molto facile mettere in bocca a qualcuno che non può venire a dire no, guarda amico, che io non ho detto questa cosa qui, soprattutto non intendevo quella cosa lì, che tu adesso prendi e la metti in un'idea, secondo te magari fatta in buona fede, ma un'idea. Non ha nulla a che fare con la realtà, perché per fortuna chi ci salverà non è una bella persona intelligente, non è una bella persona intelligente, ma ci salverà una persona che è lucida, che ha la padronanza dell'elemento che cerchiamo disperatamente nella nostra vita, cioè la pace. Quante guerre abbiamo fatto per afferrare questa benedetta pace che non afferriamo mai. Beh, c'è una persona che ha il copyright della pace. In questo momento è il personaggio fondamentale. Ed è fondamentale non perché è particolarmente intelligente, ovviamente è anche molto intelligente, ma è cosciente dell'argomento e te lo può far vivere perché ne è padrone. E sto parlando di Prem Rawat. L'ho indicato Marco Guzzi, tu vai a vedere Prem Rawat, ha risposto sì, l'hai andato a sentire? Marco Guzzi, sei andato ad ascoltare un attimo le parole del maestro della conoscenza vivente del tuo tempo, eh? E sentire com'è la voce di uno quando parla di amore, di pace, di conoscenza, non c'è tutta questa sofferenza e questo ego che hanno tutte le altre persone che ne parlano con intelligenza, me compreso, no? Me compreso, però grazie a Dio sempre un pochino di meno. Boh, la pianto qui perché voglio piantarla. Io qualcosa spero di aver raggiunto nella mia cascina interiore e per il resto non mi preoccupo di niente perché non ho nessuna responsabilità nella vita, ma ho solo il piacere di essere ospite e mi viene detto gradito, non sopportato come qualsiasi religione o filosofia ti può far credere, no? Che tu sei, come dire, un extracomunitario qui nel mondo, disturbi, dai fastidio, no, sto creato per noi, esseri umani che abbiamo un corpo, e io mi vivo questa cosa e cerco di fare il tesoro più che posso, perché tutto il resto sono stronzate, magari forse anche stronzate.